Allora, abbiamo qui una persona con cui hai combattuto molte volte. Spero che non si intimidisca per la tua persona. Spero che non sia inte due. No, è accompagnato da un signore muscoloso, che è una specie di guardia del corpo. Anche lui ha lavorato come guardia del corpo, credo, in diverse occasioni. Simone Carabella, orgoglio italiano. Buonasera a tutti. Buonasera. Ma lei, abbiamo detto una volta, è anche simpatizzante di sua eccellenza. Non torniamo sulle stesse cose. Però lei è anche. Diciamo, è quel modello d'Italia. Sì, lei piace molto. No, oggi manca proprio. Manca proprio. Come manca? Ma per fortuna non c'è sicurezza. Che vuol dire sicurezza? Sì, quello era un regime criminale. Ricominciamo. Certo. Ma quale criminale? È accaduto in 20 anni che ha fatto cose buone e cose non buone. Però sono più le cose buone, secondo te? No, sono tante le cose buone e sono tante le cose non buone. Però comunque è un modello che ti piace. Sicuramente potevi andare a Termini a prendere un gelato senza il rischio di essere inventato. Ma che vuol dire? Ma ti deportavano? È la verità. Invece oggi andare a Termini, che è qua dietro, che succede? Se tu vai a prendere... Oggi se vai a Termini e magari passi su un sottopasso per prendere la metropolitana, becchi quello che in Italia non deve starci. Che magari c'ha già 5 condanne, deve essere espulso 35 volte e te violenta. Ma lei che cosa sta in questa posso dirle? Preferisco una società dove c'è... violentano le donne? Una società imperfetta a una società falsamente perfetta, quindi... costruita da quel cazzo di sua eccellenza. Questo preferisco. Però scusi un attimo, lei andrà a distribuire lo spray al peperoncino. Sì, venerdì e va benissimo. Iniziativa molto lodevole. A distribuire spray al peperoncino alla stazione Termini. Mandaci le tue telecamere. Io il peperoncino, ma non frega niente. Io il peperoncino, intanto il peperoncino lo posso mettere nei taralli. Il peperoncino lo posso mettere sulla pizza. Noi venerdì invece, dato che se mia figlia, mia madre, tua figlia, tua zia, comunque, lo spray è in pericolo, è noi venerdì mattina regaleremo 200 spray a 200 donne e diremo a spese loro. Di chi? Tu è? E certo, assolutamente. No, non è vero, non è a spese mie, è a spese di un'armeria che ce le regala perché vuole fare. Ma questa è un'iniziativa anche lodevole, perché figuriamoci. Nessuno ci guadagna e nessuno ci rimette. Ma questo signore zitto, ma lei cosa fa? Farisse della vita, cosa fa questo signore? È un lui è un grande pugile e uno dei ragazzi che viene con te. Fa le ronde sotto la metropolitana, ma andiamo a vedere anche i palazzi occupati, le baraccone. Perché lei fa ufficialmente le ronde. Siamo fieri di fare le ronde. Nei palazzi occupati. Non solo sotto la metropolitana. Ma chi gliene frega? Ma il direttore lì a suo fianco. Aspetta, un conto è un palazzo occupato da una ragazza madre, da un papà divorziato, da un disabile o da un anziano. Un contro è una palazzina occupata da 300 persone che non devono stare in Italia, che vivono di espedienti e che tutti i giorni... Ma sono poveri anche loro, sono guerra tra poveri, quindi in Italia non ci possono guerra tra poveri. La giustizia privata è d'accordo un po'? Assolutamente sì, ma oggi se non ci fosse la giustizia privata non ci sarebbe giustizia. Cioè, secondo lei, bisogna inseguire per esempio un borseggiatore e menaglia? Ma no, perché se lui aggredisce, ti faccio un esempio, sotto la metropolitana adesso hanno preso il vizio a usare loro lo spray al peperoncino, le spruzzano lo spray, fanno casino, rubano e se ne vanno. E allora, se loro preventivamente per rubarti il portafoglio le spruzzano lo spray, perché io un metro preventivamente te riconosco una zingarella in gli posso spruzzare così lei preventivamente non lo fa, è una provocazione attualmente. Ma loro preventivamente rubano i portafogli, questi due simpatici signori non dovrebbero stare qui, dovrebbero stare in un commissariato di polizia. Tu non li puoi invitare qui dicendo grazie per il vostro contributo. Questi dovrebbero stare nel commissariato di polizia più vicino e dovrebbero rendere spontanee dichiarazioni, come si dice in gergo, c'hai straccati troppo belli sulle loro azioni. Giro, c'hai straccati troppo belli. Straccari sarebbero le bretelle. Sì, le bretelle. Voi dovreste stare non qui omaggiati da Cruciani, io dico, grazie per il vostro contributo, in un commissariato di polizia sommarie, quelle che si chiamano ad aiutare gli italiani a stare al sicuro. A me piace moltissimo la definizione sommarie informazioni. Questo mi piace, impazzio, adoro quando la polizia chiede sommarie. Ha menato qualcuno in metropolitana? Uno schiaffo socialmente utile, se può sempre da, insomma, se si avvicina al microfono, che vuol dire? Uno schiaffo socialmente utile, se uno mi sta a mettere la mano in tasca io gli do un pizzone. Sì, ma se lei vede qualcuno che lo fa lo stesso, cioè sta facendo una ronda, che succede? No, assolutamente, dico che qua la persona sta rubando e lo rincorre, lo ferma, lo blocca, cerca di bloccarlo. Sono loro che scappano. Civilmente loro ci vedono e scappano via. Cioè, perché vedono te, vedono lui e scappano da soli. Ma lei di lavoro nella vita cosa
fa, direttore? Operatore di sicurezza e alleno i ragazzi al pugilato. Ma l'ultimo libro bello che ha letto, dice, io mi sento di consigliare agli ascoltatori della televisione. L'ultimo allenamento bello che hai fatto? Questo. No, però dimmi. C'è sta pure il libro. Sì. Che libro hai letto? L'ultimo David libro? Goggins. David? David Goggins, mental coach, una visilla, insomma. Ma che cazzo è? Mental coach, vabbè, per carità, mental coach. Ad esempio, dei delitti e delle pene. Lei sa che cos'è dei delitti e delle pene del signor Cesare Beccari, però. Ma non è una cosa che si mangia, dai. Ma non è, giustamente non si mangia. Scusi, signor Carabella, grazie, professore. Signor Carabella, e lei che cosa avrebbe fatto al posto dei poliziotti lì durante la manifestazione l'altro giorno, sabato? Ma sono stati fantastici i poliziotti, secondo me sono stati impeccabili. Anche poco, dice, hanno fatto, no? Anche poco. Secondo me anche poco, cioè, ma rispetto al politicamente corretto che... Come avrebbe trattato quella piazza, lei? La piazza non era autorizzata, quindi con la manifestazione non doveva starci, quindi io avrei manganellato subito, sì, con la forza. Ma bene. Diciamo, non la faranno. Ma non perché la manifestazione non fosse organizzata per la violenza che poi sapevamo avrebbero scoperto. Ma meno male che lei non è un poliziotto, perché i poliziotti invece sub lege libertas, cioè agiscono sotto la legge. Penso, una volta me lo sono scritto dietro la schiena quando ho saltato nel Tevere. Ho dedicato la. Perché lui faceva tuffo, i tuffi nel Tevere. Faccio. Fai i tuffi nel Tevere. Sì, certo, uno dei quattro Mister OK. È uno dei quattro Mister OK. Di Roma, perché non può fare un tuffo nel Tevere. Non conosci la tradizione Mister OK a Roma? Ma io non faccio. Sei l'unico che non conosce questa tradizione. No, lo so, ma perché deve fare i tuffi? Che bello, ma è bello perché mi ha detto che se non mi butto nel Tevere divento come te, capito? Allora io, ma lei si butta ogni tanto, una volta all'anno si butta nel Tevere. Il primo gennaio a mezzogiorno spara il cannone del Gericolo, io salto, è tradizione. Bello, lei si butta nel da Ponte Cavour. Sì, poi io lo fa quello che può. È una tradizione romana, Lorenzo, dai su. Sì, pure questo, però anche io non mi dispiace tantissimo, però posso dirti, il direttore Mentana che vive non si butta nel Tevere. Meno male. Il dottor Gingaria, mi sono legato la sette. Non si butta nel Tevere. Il dottor Crippa di Medici non si butta nel Tevere. Del Debbio, Mario Giordano. Nessuno di questi si butta nel Tevere, porca troia. Perché secondo lei? Perché? Ma perché? Ma se lo chieda perché? Dice, sono solo io. Porca troia, uno su uno mi butto nel Tevere. Quell'altro dice, normale buttarsi nel Tevere. Io non mi butto. Buttati anche tu nel Tevere. Il signor Pupo, amico tuo. È una tradizione. Non arriva neanche. Pupo, se si butta nel Tevere, non arriva neanche, perché c'è talmente basso il dottor Pupo che c'ha certe pantegane che gli arrivano sopra la testa quanto è basso. Mamma mia, io alle volte mi chiedo che il Cruciale va a passare per normale. Sì. Dal Ponte Cavour si butta bellissima lei. Bellissima. Una tradizione che va avanti al 1946, sì, la più antica d'Italia. Ma che strano che questa tradizione così non ha tanto seguito. Ma chi strano. Ma solo tu la conosci. Non lo so, ma in quanti si buttano sul Tevere? Scusi. Siamo quattro Mister OK. Quattro Mister OK. Come giudica lei i Rom? Sì. I Rom non bisogna naturalmente generalizzare, perché io generalizzo come fai un cazzo. I Rom per vivere rubano, c'è poco da fare. Cioè, è difficile trovare un Rom. Ma non è tanto DNA, è proprio una cultura. Cioè, loro crescono così. Se tu a tre anni lo porti a rubare, quello impara a rubare. Questo è Simone Carabella, ragazzi. È così, però c'è poco da fare. Poco da fare un cazzo, uno che si butta nel Tevere. Ma buttati nel Tevere, ma che me ne frega a me. Bisogna dirgli come sta. Ma secondo te il direttore del Corriere della Sera, Fontana, quest'anno si butterà con me il primo gennaio. Il direttore Fontana. Vai, pronti? Io penso di escluderlo. Grazie. Grazie a tutti. Dall'11 al 13 ottobre.